Come sempre è arrivato il momento dell'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagna. Andiamo a scoprire insieme di chi vuole ricordare il compleanno. L'oroscopo musicale di oggi è offerto da Ortofrutta Palestini, produzione, lavorazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, in via Nazionale Nord 11, Pineto. Il viver sani ha un gusto. Ortofrutta Palestini. Bentornati all'oroscopo musicale. Siamo sempre sotto il segno della Bilancia ad ottobre, quindi parleremo di un personaggio della disco music italiana che ha fatto ballare tutte le generazioni degli anni 80. Pensate che il suo brano più famoso è legato a una delle isole Baleari, meta molto importante di divertimento. Andiamo subito a conoscerlo. Nel 1959 a Zagabria, ex Jugoslavia, nasceva lui, Sandy Martin. Alto e di bell'aspetto, nel 1982 viene notato dal talent scout Claudio Cecchetto nella discoteca Prima Donna di Milano. Il suo look attentamente studiato, capello biondo fluente con l'onda sull'occhio, tastiera elettronica a tracolla, giacche extra large, lo rende immediatamente riconoscibile e Sandy Martin diventa un idolo per le ragazzine. Nel 1984, con il nome definitivo Sandy Martin, Claudio Cecchetto lo lancia definitivamente sul mondo discografico con il brano in lingua inglese People from Ibiza, scritto appunto da Sandy Martin. People from Ibiza, questo brano, spopola nelle discoteche e arriva in prima posizione delle classifiche per tantissime settimane e diventa la hit estiva del 1984. Ci sono delle dichiarazioni molto particolari di Sandy Martin. Allora, una è questa. Alla terza sera del Festival Bar arrivò in camerino nudo. La folla di fan lo avevano spogliato. Nel 1985 conferma la sua popolarità con Camel by Camel e Exotic e Erotic. Diventa uno degli ospiti più richiesti del Festival Bar di Vittorio Salvetti. Negli anni seguenti esce con due singoli, Love Synchronicity e La Paloma Blanca. Divenuto ormai insofferente alle regole dello spettacolo e alla gestione professionale della sua carriera da parte dei produttori, il suo spirito nomade prende il sopravvento e alla fine del decennio abbandona definitivamente il mondo della musica per trasferirsi in Spagna. Nel 1998 partecipa in qualità di inviato alla trasmissione di Italia 1 Meteore, condotta da Gene Gnocchi e Giorgio Mastrota, e realizza uno scoop riuscendo a intervistare Bettino Craxi durante il suo esilio a Hammame. Fra le altre interviste realizzate per lo stesso programma si ricorda quella alla ex collega di scuderia Tracy Spencer, scovata a Londra. Negli anni seguenti Sandy Martin partecipa a vari programmi televisivi, in particolare come meteora degli anni 80. Nel 2001 prende parte alla trasmissione La Notte Vola, gara musicale tra i brani più famosi degli anni 80, nella quale presenta il suo successo People from Ibiza, arrivando in semifinale. Come nasce People from Ibiza, che sarebbe diventata poi il simbolo di un'epoca? La scrisse in un pomeriggio, funzionava e chiese a Claudio se poteva parlare di Ibiza. E Claudio disse, cos'è Ibiza? L'incontro di Sandy Martin con l'isola spagnola veramente fu un colpo di fulmine. Pensate, lui andò per pochi giorni ma rimase per ben 6 mesi. Nel 2005 partecipa alla terza edizione del reality show televisivo di Rai 2, l'Isola dei Famosi, partita il 21 settembre, ma si ritira il 17 ottobre per problemi di salute, nonostante non ci fossero ragioni cliniche per giustificare l'abbandono, venendo sostituito da Maurizio Ferrini. Adesso alcune curiosità. Pensate che Sandy Martin era un ragazzo molto molto riservato. La sua timidezza sparì all'età di 26 anni. Sandy Martin si dichiara felicemente single e felice di vivere con il suo amico peloso, il suo cane.
Ha aperto un ristorante, il Caffè del Mar, proprio ad Ibiza, e ancora oggi si sente con la sua ex collega e amica Sabrina Salerno. E così io vi lascio, perché abbiamo terminato anche per oggi l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao! L'oroscopo musicale di oggi è stato offerto da Ortofrutta Palestini.